La figlia intelligente. C'erano una volta due fratelli. Uno di loro, Ignat, era ricco, mentre l'altro, Kuzma, era povero. Tutto quello che Kuzma aveva era un cavallo, ma era davvero fiero di stare allevando una figlia molto intelligente. Buongiorno! Oh, ciao! Mia dolce figlia. Mio caro tesorino. Nostro cavalluccio. Non c'è niente qui e neanche qui. Oh, neanche qui. Qui no. Che brutta colazione senza pane. Papà, non abbiamo né farina né sale. Dobbiamo andare in città. Potresti farti prestare il carro da tuo fratello. Forza tesoro, apri quel sacco. Prendilo, prendi quel maiale, forza. Forza dai, ce la farai. Per caso vuoi insegnarmi come si fa? Ah, ma che stai facendo, mogliettina? E tu dove pensi di stare andando? In città, a prendere sale e farina. E vorrei chiederti di usare il tuo carro. Ah, interessante. E perché non ci andiamo insieme in città? Che ne dici? Ottima idea. Perfetto. Useremo il mio carro e il tuo cavallo. E va bene. Wow! Per la miseria! Attenzione al sacco! Andiamo! Ah, abbi pazienza, cavalluccio. Ma purtroppo a due passi dalla città un sasso li ha bloccati ed una ruota è caduta. Così dovettero passare la notte in un campo. Che bello! Cavallino, grazie! Che bel puledrino! Fratello, fratello! Guarda che bel puledrino, che fortuna! Eh? Oh oh oh, ma che bello! Abbiamo già il primo frutto grazie al mio carretto! Guarda che bellissimo figlioletto! Sì, è proprio vero! E sarai il mio figlioletto! Come il tuo figlioletto? Certo! Dove l'hai visto? Vicino al carro! E dov'è il carro? Qui! E di chi è? È tuo! E quindi è il figlio del carro che è mio. Ma no, è figlio del mio cavallo. No, non è suo. Ma come fa ad essere del carro? Senti fratello, lui è mio. Ho detto che è mio. È mio. È mio. Senti, allora andiamo in tribunale, va bene? Bene, andiamoci. Gente, forza, ascoltate la sentenza. Gente, secondo me ha ragione lui. È ora di ascoltare la sentenza. Secondo la legge del nostro paese adottato e benedetto dalla saggezza di Sua Maestà il Padre Zar, nostro benefattore, l'Alta Corte conferma che un animale nasce sempre da un animale. Il il che significa, mio caro popolo, che il suddetto puledro è nato ieri da un... carro! Esatto, quindi la proprietà del puledro è finalmente data a Ignat. Gente, che razza di tribunale è questo? Dov'è la verità? Un puledro è nato da sua madre cavalla. Dov'è la giustizia? Dov'è lo Stato? Dannazione, dov'è il padre zar? Che succede? Sapete cosa può succedere per questo? Aver tagliata la testa! Abbiamo deciso allora di chi è questo puledro? Silenzio! Ed ecco l'ordine del vostro zar. Il puledro apparterrà a chi risolverà il mio enigma. Ci saranno 3 indovinelli. Sapete qual è il primo? Il primo è... Qual è la cosa più grassa del mondo? Sentiamo! Il secondo è qual è la cosa più veloce? E il terzo invece... qual è la cosa più soffice del mondo? Voglio le risposte domani! Qual è la più veloce? Qual è la cosa più veloce? E la più grassa? E la più soffice? Proprio non lo so. Buongiorno! Papà, svegliati! Papà, mi senti? È il momento di alzarsi! Allora, li avete risolti? Signor sì, vostra maestà reale! Allora rispondi, qual è la cosa più grassa sulla terra? Vostra maestà reale è il vostro maiale! Oh? E la cosa più veloce sulla terra? È lo stallone Bruno di Maestà Reale. E sentiamo, qual è invece la cosa più soffice del mondo? Il vostro letto di piume reali. E tu invece? Che mi dici? La cosa più morbida del mondo è la vostra mano, zar. Se mettete la vostra mano sotto il cuscino tutto sarà più morbido e il vostro pensiero è la cosa più veloce, zar. Ottimo! E la cosa più grassa? Mio caro zar, è la terra. La terra? Ma cosa stai dicendo? Ma maestà, la terra è grassa e abbondante. Il suolo dà da mangiare e da bere proprio a tutti e fa nascere un sacco di cose. Tutto sulla tavola della sua mensa maestà è un dono della nostra terra. Senti tu, hai una figlia? Sì, ce l'ho, ma perché? È abbastanza intelligente? Sì, ma è molto piccola. Chissà che cosa vorrà fare. Molto molto bene. Visto che è molto intelligente, voglio che venga anche lei da me. Ma assicurati che non venga né a piedi né a cavallo. Né nuda e né vestita. E senza alcun dono, ma anche con un dono. Papà, ci serve un passero. Che sta succedendo? Che sta succedendo? Questa è mia figlia, Zar. Le fu detto di non venire né a cavallo e né a piedi, né vestita e né nuda, senza un regalo, ma con un gran regalo. Questo è per te. Non ci posso credere. Non ci credo, è fuggito. Molto bene. Una ragazzina così piccola ha messo alle strette lo zar. Degno di nota, così piccola eppure così intelligente. Io sono intelligente, ma tu, padre zar, forse sei nato anche tu su un carro. Non sai che il poledro ha partorito? Che vergogna! Basta guardare! Il puledro è figlio del cavallo. Evviva, evviva, è proprio così, sì, evviva! Oh, padre zar, la prego, abbia pietà di me, la prego! Ecco a te. Questo è il figlio del tuo carro, se fossi stato un po' intelligente. Questo è il figlio del tuo carro, se fossi stato un po' intelligente. E tutto è andato come doveva andare. Il puledro è stato dato a Kuzma. Lo zar, tutti erano finalmente d'accordo a darlo a Kuzma e così la giustizia ha avuto la sua ultima parola. Storie di orsi. Vi racconto 3 storie su un orso, il re delle bestie della taiga. La primavera è arrivata nella taiga. Un orso ha dormito nella sua tana per tutto l'inverno e in primavera la neve si è sciolta un po'. È arrivata la primavera, ma non c'è niente da mangiare, però. Perché uno scoiattolo ha le strisce sul dorso. Non c'è né una bacca né una noce, erbacco. E l'orso andò nella foresta in cerca di un po' di cibo. Eccone un po'! Ma il cibo dell'orso, bacche e noci, non maturerà presto. Ad un certo punto poi l'orso vide un vecchio ceppo. Bene, mi riposerò un po' qui. Ma c'era la tana di uno scoiattolo sotto il tronco e l'orso l'aveva quasi schiacciato. Ehi tu, esci fuori di lì! Esci fuori! Ciao papà orso, che cosa vuoi da me? Ciao scoiattolo, forse hai qualcosa che puoi darmi da mangiare? Solo un momento. Lo scoiattolo aveva conservato bacche e radici nella sua tana dall'autunno. Beh, ecco qualcosa per te. Così lo scoiattolo cominciò a correre avanti e indietro, avanti e indietro. È tutto, orso. Non è rimasto proprio nulla. Non ho bisogno di nient'altro. Sono pieno, sai? Sarai anche una piccola bestia, scoiattolino. Ma sei davvero molto bravo. Che cosa è successo? Ti ho fatto una carezza. Non è stato poi così male. Forse proprio per niente male. Beh, forse sarà scappato. Grazie mille ancora, piccolo scoiattolo! E così da allora tutti gli scoiattoli sono a strisce, come i loro figli e i figli dei loro figli. E quando chiedete loro da dove provengano queste bellissime strisce, loro rispondono: ovvio, siamo stati accarezzati da papà orso! Dopo una primavera fredda, arrivò un'estate ricca di bacche, miele e noci. Oh, che caldo! C'era molto cibo, ma il sole era così caldo che l'orso si stava nascondendo dal caldo sotto gli alberi. L'origine dei pesci rombo. Nel lago viveva un pesciolino. Era sbruffone e prepotente. Improvvisamente l'orso apparve in riva al lago. Ciao, bell'orso! Cosa ti porta qui? Ciao, pesciolino! Sono venuto a bere un po' d'acqua. Sai, fa molto caldo e la mia pelliccia è così calda. Vieni con me nell'acqua, è così fresco qui. No, grazie. Tu devi vivere nell'acqua, io sulla terra. A ciascuno il suo, dissero. Per quanto mi riguarda, posso vivere sia sulla riva che nell'acqua. Qui e là, qui e là, qui e là, qui e là. Anch'io posso vivere qui e là, ma non ne ho alcuna voglia. Mettiamo alla prova la nostra forza. Tu entri in acqua, mentre io mi butto sulla riva del lago. Vince chi resiste più a lungo, che ne dici? Cosa? Dovrei discutere con un pesce? Forza, sguizza via! Ti spaventa, ti spaventa! Spaventa a me? Certo che te, orsetto! E chi? Se la metti così, guarda che so fare allora. Eccomi qui, ora tocca a te. Che pesce cattivo! Ma all'orso non piaceva né fare il bagno né lavarsi. Forza, forza, spirito audace! Entrate in acqua per bagnare la vostra bellissima pelliccia. Non voglio più mettere alla prova la mia forza. Questo è davvero troppo. Ho rischiato di affondare per colpa di quel piccolo pesciolino. È stata una cosa folle per me. Non la farò mai più. Sei un perdente, un perdente. Sei vile e molto debole, mentre io sono piccolo e forte. Perciò il rombo era rotondo e spesso, e poi è diventato piatto e sottile. Nuota in questa forma adesso. E non avere vergogna. Sai, metti alla prova la tua forza. Vieni in riva al fiume, che aspetti? Per questo motivo i rombi sono piatti, così come i loro figli e i figli dei loro figli. L'estate verde e soleggiata si è trasformata in un autunno giallo e piovoso. Gli alberi ora sono ricchi di ghiande, ricche e salutari. Alcuni uccelli volano via verso il sud, gli altri restano nelle terre d'origine. Per sopravvivere a un inverno di fame nella taiga, un picchio deve procurarsi delle noci da solo. Perché i picchi sono così piccoli? Anche il nostro amico orso passeggia nella taiga scuotendo i cedri per addormentarsi per tutto l'inverno con una pancia bella piena e soprattutto completamente sviluppata. Oh! È così difficile per me, vecchio orso, chinarmi e raccogliere le pigne. Se solo potessero raccogliersi da sole, ma è così che stanno le cose. Buon pomeriggio, nostro carissimo orso. Buongiorno, signor Picchio. Cosa ci fai qui in mezzo alle pigne? Vi ho portato la pigna migliore e posso portarvene ancora altre 10 se volete. Beh, qui ce ne sono molte. Potresti aiutarmi a prenderne altre, che ne dici? Ma certamente, vi aiuterò, nostro carissimo orso. Ma date un'occhiata, ci sono così tante pigne qui. Non ce la farò mai da solo. Posso chiedere a tutti i miei fratelli e sorelle di aiutarmi, vi va? Ma certamente, chiedi a tutti di aiutarti. Trollolilolò, lololilolò. Ehi, 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 ehi. Allora, uccelli, raccogliete le pigne. Ehi, uccellini, dove siete? Ci siete? Oh! Questo è mio! Oh, dannati uccelli! Sono stati proprio dei golosoni! In ogni caso, beh, non sarete mai tonti come me! E va bene! Va bene così! Sapete, chi è avido e astuto non potrà mai, e dico mai, essere felice. Da allora tutti i Picchi, così come i loro figli e i figli dei loro figli, sono sempre magri e non ingrassano mai. Ma guardate un po' lì, l'orso è tornato a passare l'inverno nella sua tana, grande e spesso. Insomma, nessuna storia della foresta può fare a meno di un orso. Ecco perché è un maestro della taiga. La povera piccola Khavroshechka. Ecco a voi una buona famiglia. Buona famiglia che lavora molto sodo e che sa vivere nel mondo. Avevano una mucca, Buryonka, e una figlia, Khavroshechka. Avrebbero vissuto felici e non avrebbero conosciuto la sventura, fino a che la morte bussò alla porta. Fu così che Khavroshechka rimase orfana e solo la mucca rimase con lei. La mucca la coccolava, era sempre con lei e per quanto poteva cercava di tranquillizzarla. Nel frattempo Bobilica passava a cavallo e così vide la mucca. Era una mucca buona, giovane e senza padrone. Così decise di prenderla. La prendo io. E questa ragazza starebbe bene in casa. Ah. Ecco il tuo posto. Bobilica aveva 3 figlie. Con un occhio solo, con 2 e con 3. Questa è Khavroshechka. È un'orfana. Vivrà con noi. Che sonno. Khavroshechka, Khavroshechka, Khavroshechka. I genitori guardarono la figlia dall'altro mondo. Come possiamo aiutarla? Pensarono. Khavroshechka, ora la mucca è la tua compagna di viaggio. Pensò, come ha fatto questa ragazza a diventare così bella solo durante una notte? Sembra che qualcuno l'abbia aiutata. E diede alla ragazza un compito impossibile. Avanti, tassellino, in bianca, rassetta! E mandò la sorella con un occhio solo a sorvegliarla. Babolica, le figlie ora invidiano la mia bellezza, vogliono sfinirmi, mi danno compiti impossibili. Khavroshechka, chi ti ha aiutata a diventare così carina, eh? Sorella, lascia che ti intrecci i capelli. Ecco qua, questa la mettiamo così. Non piangere, Khavroshechka, ti aiuterò io. Fatelo entrare da un orecchio e uscire dall'altro. Bobilica era in casa con le 2 figlie e non si sarebbe mai aspettata questo lieto fine. Così Bobilica le diede un nuovo compito, dandole 5 nuovi cesti di lino e mandò 2 occhi a sorvegliarla per bene. Avanti, fatti pettinare. Così anche 2 occhi non sapeva nulla. Bobilica si arrabbiò e diede a Khavroshechka più compiti per tutto l'anno intero. Lasciati pettinare. Avanti. Ma Khavroshechka dimenticò che la sorella più giovane aveva 3 occhi. attraversò l'orecchio della mucca e si ritrovò all'altro mondo con la madre e il padre che l'aspettavano. Non essere triste, figlia. Il tuo compito è finito e presto ci rivedremo. Khavroshechka! Ho visto tutto! Quella mucca ti sta aiutando! Oggi macelleremo quella tua mucca. Non piangere, Khavroshechka, e non mangiare la mia carne, ma raccogli le mie ossa e seppelliscile, così al mattino ci sarà un melo. Al mattino crebbe un melo. Nel frattempo Tsarevich, un re, cacciava nel bosco vicino. Albero di mele. Quello è il re, è proprio il re, è lui. Ragazze, chi mi dà una bella mela? Abbattetelo subito! Oh. Ah! Oh. Ah! Gradisce una mela? Damigella, portate i vostri abiti e le vostre trapunte. Andiamo insieme a palazzo. Caro re, non ho molto. Dormo su uno straccio, mi copro con le trecce. Mi dispiace. Non vi preoccupate, damigella, penserò io a voi. Ho custodito una serpe nel mio seno. Ah. E poi che razza di re saresti? Non ti abbiamo mai visto? Ah. Khavroshechka e il re vissero a lungo e felici, e anche all'altro mondo i genitori e la mucca Buryonka, che erano felici per Khavroshechka. cane di nome Rozka. Cavolo, hai rovinato la mia nuova giacca! Vattene subito via! Oh. Da qui. Oh, grande Rozka! Hai catturato finalmente la coda di quella bella lepre! Ben fatto! Rozka, forza! Andiamo in città, veloce! Oh, grande Rozka! Bel fatto! Faremo tante belle pellicce invernali! Stare questo bellissimo cucciolo di cane, hai capito bene? Lascialo stare! Anche quello, sì! Lo voglio, dammelo subito! Hai capito bene? Togliti subito questa pelliccia perché è mia, sai? Dammela subito! Bravissimo Rozka, ben fatto! Un padrone così avido che viene derubato. Beh, ricorderà sempre, per sempre questo cappotto.